dichiaro ufficialmente aperto l'anno della mediazione 2013-2014. Cosa possiamo fare noi oggi per lo Stato? Ci siamo posti questa domanda perché da due giorni ricorriamo l'anniversario della morte del giudice Rosario Livatino e noi abbiamo pensato di inaugurare l'anno della mediazione ricordando il giudice Rosario Livatino e dedicando questo evento. Ci sono 40.000 professionisti in Italia che si occupano di mediazione, ma che senso diamo oggi noi al termine mediazione? Che senso noi diamo oggi alle parole? La data del 19 settembre 2013, grazie alla presenza di tutti voi, sarà ricordata come una grande festa, la vittoria dell'istituto della mediazione, la vittoria culturale della vita di questo paese. L'ordinamento giuridico democratico nazionale e internazionale deve promuovere la giustizia e il diritto di ogni persona, ma allo stesso tempo deve riconoscere, come insegnava già Cicerone, che la giustizia consiste in qualcosa di più di un mero atto produttivo della legge e della sua applicazione. Essa implica il riconoscere ad ogni uomo la sua dignità nella piena libertà. In questo senso, l'istituto della mediazione applicata, senza trascurare i termini della legge positiva, può e deve comprendere il valore della dignità umana di ogni singolo individuo e l'esigenza, in determinate condizioni, di dar luogo ad applicazioni adeguate allo status reale. Dico subito che l'apertura di un nuovo cantiere di iniziative e di innovazioni, e in particolare la scelta di ripristinare la mediazione obbligatoria dopo la bocciatura della Corte Costituzionale dello scorso anno, è stata salutata come un segnale di strategia positivo, specie per aver individuato nella direzione del contenzioso civile pendente uno degli elementi chiave per restituire un minimo di efficienza al nostro sistema giudiziario e per aver puntato sotto l'aspetto della cura più su misure organizzative che solo processuali, incidendo sia sulle controversie di entrata che su quelle, per così dire, storiche, perché risalente quando arrivai alla Corte d'Appello di Roma nel marzo del 2008, quindi una causa che era durata 4 anni in primo grado e che in appello a un certo momento figurava come rinviata al 2012, cioè praticamente a dicembre dell'anno scorso. Mi chiamai il presidente di quella sezione e di che cosa si tratta? E lui mi disse: presidente, guarda, si tratta una fesseria, una fiscaccia di Tavarmano, perché questi sono due che litigano per 30 euro. Dunque, 30 euro, 4 anni in primo grado, 4 anni in appello, insomma 8 anni in una questione di... Senti, questa me la fissi immediatamente, faccio io il provvedimento di anticipazione. Ma questa viene dopo, non me ne frega niente, queste cause vanno trattate subito, immediatamente. Vabbè, l'abbiamo trattata a dicembre del 2008, hanno fatto ricorso per Cassazione. Quindi...
una cerimonia in casa. Siamo veramente onorati di questo e quindi, come primo atto di presidente del Forum Onorario dei Mediatori, le do volentieri, le cedo la parola a lei, la parola presidente Albertini. Con il sistema a cui volete ispirarvi, quello della cultura della conciliazione piuttosto che quella del conflitto, voi lavorate per un mondo migliore, cioè voi vi proponete con questo modo di procedere. Sono stato allievo dei gesuiti, quindi modo de procedere, diceva Sant'Ignazio, di diffondere, di evangelizzare, potremmo dire laicamente, la nostra società, il nostro mondo, partendo soprattutto da chi ha gli aspetti più concreti del vivere, cioè le imprese, quindi può vedere con un ulteriore argomento la necessità di trovare un accordo, la cultura del dialogo. La cultura della conciliazione piuttosto che quella del conflitto o della litigiosità. Il concetto di cultura che trae la sua origine latina dal verbo latino colere, coltivare, e che traduco io, ampliando un po' il suo significato, con lavorare per approfondire, andare oltre la vera conoscenza delle cose. L'intuizione ha visto nella figura del mediatore una criticità da risolvere. Si chiama la fabbrica del buonsenso e mira a riscoprire il valore autentico di una parola usata e spesso usata impropriamente, una parola, un concetto che può aiutare molto nella produzione del mondo e anche nella cultura. Tra il raggiungimento dell'accordo tra le parti, che rappresenta la fase finale, l'obiettivo, e la situazione di conflitto tra le stesse, così come da loro inizialmente presentata. Sottolineo quest'ultimo aspetto perché ho sempre ingenuamente pensato, anche rispetto alla mia esperienza di vita quotidiana, che gran parte dei conflitti vengano generati dalle diversità insita nell'uomo con cui vengono valutati i fatti, le situazioni, e il nostro paese presenta un alto tasso di litigiosità, quasi mi viene da dire con cultura. Sono così emersi nodi di indagine tra i mediatori che rappresentano appunto l'occhio terzo in grado di poter dare una svolta interpretativa al modo di risolvere i conflitti. Ma perché loro possano rappresentare il nodo cruciale di questo processo, è fondamentale che si possa parlare in riferimento a queste figure di qualità. Patrizia Tedesca, resti qui perché adesso siamo nel momento della premiazione. Noi stiamo sostanzialmente lavorando a un progetto che può a tratti apparire rivoluzionario ed è quello di costituire, realizzare un osservatorio sugli strumenti ADR, quindi non solo riferibile alla cosiddetta mediazione, ma anche oltre questo singolo strumento, proprio in quanto crediamo nel profilo valoriale della mediazione e di strumenti ADR, come prima diceva il presidente Albertini. L'obiettivo di questo osservatorio e mettere insieme delle intelligenze, dei tecnici che possano studiare il fenomeno ADR. Bisognerà cominciare da domani, ed è stato facile profeta o buon profeta colui il quale ha individuato la data di oggi, perché domani torna
in vigore il cosiddetto decreto del fare sul tema della obbligatorietà della conciliazione. E allora i 4 anni che abbiamo davanti servono per trasferire le nostre riflessioni e per cercare di far crescere questo istituto in modo che alla fine di questo quadriennio si possa parlare di opportunità e non di obbligatorietà della mediazione. Inizio col dire buon anno a tutti, buon anno al tavolo della Presidenza, buon anno all'onorario, a voi illustri relatori e presenti in aula e anche in aula estesa. Oggi, come ha anticipato Gianmario, stiamo estendendo questo convegno all'esterno in una streaming in diretta e diamo la possibilità a quelli che sono gli utenti da casa di poter partecipare con delle chat. L'obiettivo che forse timidamente tante volte non diciamo perché
perché comunque non vorremmo apparire troppo ambiziosi, ma questa non è ambizione, questo è avere le idee chiare su che tipo di vita voler vivere e in che società voler vivere. D'altronde è un nostro diritto pretendere una società dove la giustizia venga rispettata e dove anche la figura professionale del direttore possa avere la sua piena dignità. Quindi il nostro obiettivo, molto umilmente, è quello di riuscire a scrivere una pagina di storia, è quella di lasciare un segno di bene in questa terra, un segno di cambiamento culturale, perché tutto parte da una mancanza di cultura che purtroppo contamina oggi tutte le fasce sociali, dalla più bassa alla più alta, dai bambini, professionisti e purtroppo alcune volte anche istituzioni. Il nostro obiettivo quindi è quello di aspirare al miglioramento culturale ed etico del sistema giustizia in Italia, ma anche della società intera, per essere un esempio per tutti gli altri paesi dove oggi, come dicevo prima, non si riesce a trovare pace. Noi lo possiamo essere, possiamo aspirare a questo, è la dimostrazione che oggi il presidente, il primo presidente della Corte di Cassazione, il presidente Santa Croce, ha proclamato, come è stato fatto per l'anno giudiziario, l'inaugurazione dell'anno della mediazione, significa che oggi abbiamo scritto quel piccolo rigo di storia, perché ha consentito il perfetto insegnamento mediazione e di dialogo pacifico, l'unione tanto ostile tra la classe forense e comunque l'avvocatura, la magistratura e la mediazione. Quindi non può che essere oggi un onore per me e non posso che ringraziarvi per la presenza di tutti voi, per il vostro impegno, perché per me oggi si segna un piccolo tassello e siamo stati, e tutti abbiamo contribuito e siamo stati protagonisti di questo rigo che porterà a scrivere, spero, un grande messaggio di storia per migliorare l'intero paese. Grazie, grazie a tutti.